ore 9:27, come 70 anni fa, su Monte Cassino, risuona l'urlo delle sirene dell'allarme aereo. A differenza di quel 15 febbraio 1944, questa volta però dal cielo non arrivano 142 bombardieri pesanti dell'undicesima Strategical Air Force. Dopo di loro non è il turno di 87 bombardieri medi della dodicesima Tactical Air Force. Nessuno questa volta sgancia 800 tonnellate di bomba ad alto potenziale con cui distruggere la millenaria abbazia costruita da San Benedetto. Quello che lo stesso generale Clark, l'ufficiale che dette l'ordine di bombardare, ha definito un tragico errore di tattica militare, oltre che una vergogna dal punto di vista morale, è stato ricordato in mattinata. Una cerimonia fatta soprattutto per commemorare e per raccontare, in particolare a chi non c'era, e a farlo sono stati quelli che 70 anni fa vissero quell'inferno, 3 dei sopravvissuti al massacro che sterminò centinaia di civili che nell'abbazia avevano cercato rifugio. Uno di loro, rivolto a chi oggi a 15 anni, ha detto: perché insieme con tutti gli altri, ora che salirete lo scalone reale, dovreste passarci dentro in ginocchio per le sofferenze che abbiamo avuto tutti in questa galleria. Io ero proprio nello scalone qua, assieme a altre 200-250 persone, tutte ingollate come tante sardine. Fuori c'era l'inferno, qua giù, che si combatteva, non posso descrivere. Il putiferio che si era creato nello scalone, i bambini che imploravano la mamma, chiamavano aiuto alla mamma, e perché no, io con mio fratello, che aveva appena 15 anni, ci siamo rimasti così, guardavamo per aria quando sono cominciate a cadere le prime bombe qua fuori. C'era un parascheggio a protezione del portone che non era sparito, completamente sparito, perché le bombe c'erano scoppiate proprio vicino. Allora, quella tragedia a distanza di 70 anni ci ha insegnato qualcosa o non abbiamo imparato niente? Prima eravamo poveri. All'epoca eravamo poveri, però eravamo ricchi di valori, quei valori che oggi no, oggi il valore